Blocchi di cemento posizionati in due strade di accesso al paese. Succede a Ottone, il borgo dell'Alta Valtrebbia alza le difese contro il Covid per tutelare le persone più fragili, ma anche contro i malintenzionati dopo il recente furto di crocifissi. Era già stato fatto a marzo una cosa del genere e per avere un maggior controllo del territorio rispetto ad eventuali situazioni di passaggio da parte di persone provenienti dalla zona rossa, dalle zone rosse e arancioni. Abbiamo diverse seconde case di persone del Milanese, della Lombardia veramente, del Piemonte, quindi rispetto a quanto stabilito dal DPCM abbiamo soltanto chiuso due ingressi laterali tenendo aperto quello centrale che è servito da telecamere in entrata e in uscita. In paese, dopo 8 mesi dall'inizio dell'emergenza, si è registrato il primo caso di contagio, ma il sindaco ha fatto sapere che si tratta di una persona residente a Ottone, ma che in questo periodo non si trova in paese.